Sono studente dell'Università di Economia e Commercio di Università di Torino, perché mi servirebbe nel futuro come diventare un economista o sviluppatore per il continente africano. In Sudan noi studiamo in arabo e piuttosto inglese, e quindi è diverso. E qua si studia tanto. E il problema principale che ho dovuto affrontarli è, diciamo, sul sostegno, il sostegno in generale. Mosaico l'avevo conosciuta tramite Jacob nel 2012 e poi è diventato un socio informale, non è informale, e facevo dei volontariati accompagnando alcuni rifugiati negli studi legali, studi psicologici, eccetera, eccetera, e mi ha aiutato. E nel senso psicologo, diciamo che non è solo non è dato un aiuto economico, ma un aiuto mentale, e comunque mi ha fatto conoscere le strade per raggiungere degli obiettivi reali. Il primo consiglio le darei ai studenti rifugiati, perché la carriera è molto difficile, è difficoltosa, e l'unica cosa, bisogna comunque continuare, andare avanti, come dicevo, e se uno trova in difficoltà non riesce a superare e si sieda o si ferma un momentino, prende il fiato o poi si continua. Assolutamente no. No, assolutamente. Non ho mai fatto la delinquenza.